La regina di Saba, sentita la fama di Salomone, venne a Gerusalemme per metterlo alla prova con enigmi. Arrivò con un corteo molto numeroso, con cammelli, carichi di aromi, d'oro in quantità e di pietre preziose. Si presentò a Salomone e gli parlò di tutto quello che aveva nel suo cuore. Il corso Animali e Piante nella Bibbia è nato in occasione del Festival Biblico nel 2015, quando il tema del Festival Biblico del 2015 era custodire il creato, coltivare l'umano. Allora ho pensato che il Parco Natura Viva, che è il luogo nel quale ci troviamo, fosse l'ideale per parlare di questo tema. Così ho proposto al direttore del parco questo percorso che unisce le due tematiche, la cura del creato appunto con l'aspetto culturale. Abbiamo quindi individuato alcune specie animali che ritroviamo nella Bibbia e le vedremo insieme. Sono specie, non sono esattamente le specie di cui parla la Bibbia chiaramente, per esempio qui abbiamo un cammello, questo cammello che è conservato al parco qui al Parco Natura Viva è un cammello asiatico. Chiaramente il cammello di cui si parla nella Bibbia è un altro tipo di cammello, anzi forse sarebbe più adatto dire un dromedario. Ma l'idea che volevamo noi era quella di dare l'idea dell'animale, non l'esatta specie dell'animale, cioè permettere a chi visita questo percorso di farsi un'idea di quali erano gli animali che vivevano al tempo della Bibbia e che sono citati nella Bibbia e soprattutto vedere qual è il loro significato simbolico e culturale. Il percorso è sempre guidato da questi cartelli che da quest'anno, visto il grande interesse che c'è stato per questa iniziativa, sono integrati con la cartellonistica del parco e sono stati tradotti anche in inglese. E quindi cominciamo dalla prima specie che incontriamo, che è il cammello. Eccoci qua, iniziamo col primo animale di questo percorso, che è il cammello, cammello che è citato nella Bibbia ben 62 volte, in 62 versetti differenti. Chiaramente il cammello è la cavalcatura del deserto, è la cavalcatura che permette di percorrere grandi distanze anche in condizioni difficili, a differenza del cavallo che è molto più veloce ma permette di percorrere distanze molto minori. Oltretutto, tutte queste citazioni del cammello, soprattutto nei libri più antichi della Bibbia, pongono un interrogativo interessante, perché tutte le scoperte archeologiche dimostrano che il cammello è arrivato in Palestina nel 2000 avanti Cristo, quindi molto dopo rispetto all'età di cui parla la Bibbia. E questo ci permette di introdurre, volendo affrontare questo argomento e partendo da questo animale, il fatto che il Concilio Vaticano II ha evidenziato benissimo nella Dei Verbum di come la Bibbia non sia un libro scientifico, ma sia un libro teso a rivelare delle verità che riguardano la nostra salvezza, non delle verità scientifiche. Per cui i racconti che troviamo nella Bibbia, soprattutto all'inizio, sono racconti che vogliono rispondere alle grandi domande dell'uomo, non vogliono dare verità scientifiche, non vogliono darci risposte storiche. E quindi ecco che anche il cammello è utilizzato in quei racconti perché era un animale che all'epoca in cui i racconti vennero messi per iscritto era un animale conosciuto, anche se all'epoca in cui sono collocati cronologicamente magari da un punto di vista scientifico non c'era.
Il cammello che vediamo alle nostre spalle è un cammello asiatico, come vi dicevo, più o meno della Mongolia, se non ricordo male, ma su questo cammello qualcosa di più ci dirà il direttore del parco, il dottor Cesare Avesani. Il cammello è una specie particolarmente adattata ai climi estremi. Immaginate che il cammello del deserto dei Gobi può sopravvivere a temperature che vanno dai meno 30 d'inverno ai quasi più 50 d'estate. Quindi è evidente che deve avere degli adattamenti per poter resistere a situazioni di questo tipo. E alcuni adattamenti sono particolarmente interessanti, in particolare vi voglio richiamare l'attenzione sulle narici. Se li guardate bene, essendo che gli animali perdono acqua respirando, il sistema dei cammelli è fatto per conservare al massimo l'acqua. Ecco che nel suo naso esiste un sistema che consenta di abbassare la temperatura dell'aria quando fuori è molto calda o al contrario di riscaldarla quando fuori è molto freddo. Questo fa sì che il cammello perda molta meno acqua respirando rispetto ad altre specie, oltre a quegli adattamenti che sono evidentemente chiari per tutti, quelle grandi riserve di grasso sulla schiena che chiamiamo gobbe e questa sua capacità di mantenere i liquidi all'interno dei suoi visceri. È una specie proprio adatta a conservare l'acqua quando si vive in luoghi desertici, è uno degli elementi cruciali per poter sopravvivere. Ma non solo, un'altra spettacolarità del cammello è che non può essere vestito nello stesso modo in estate e in inverno. E così come noi ci attrezziamo con dei vestiti ad hoc per ogni stagione, anche il cammello ha evidentemente un sistema che si chiama muta del pelo, che consente a lui di perdere la grande pelliccia invernale che si misura in un peso che arriva ai 40 kg fino a diventare nudo completamente, presentarsi nelle estati estreme con pochissimo pelo addosso. E questa muta così spettacolare fa sì che il cammello si spogli completamente della sua pelliccia invernale e questa pelliccia è molto usata anche dalle popolazioni locali. Il cammello è stato anche in parte domesticato, quindi ha una sua vicinanza con l'uomo. Pochi sono i cammelli rimasti selvatici, veri e propri. Quelli che osserviamo qui sono animali che hanno una loro, diciamo, confidenza con l'uomo. Ma immaginate che nel deserto dei Gobi esistono circa non più di 300 cammelli ancora selvatici, totalmente distanti dall'uomo. Sono gli ultimi rappresentanti di quella grande comunità che un tempo popolava quelle aree dell'Asia. Allora siamo qui a lato di Corso Cavour, che una volta in epoca romana era la via Postumia, era cioè quella via che collegava il porto di Genova al porto di Aquileia, i due più importanti porti del nord Italia. La via entrava in città attraverso quella che oggi conosciamo come Portoni Borseri e proseguiva fino a Sant'Anastasia, superava l'Adige passando di là attraverso il ponte Postumio, ponte oggi scomparso, e poi proseguiva verso Aquileia. Era una via importante, una via di transito importante che in epoca cristiana divenne anche una via importante per i pellegrinaggi.
Perché siamo qui? Perché da qui possiamo andare alla Pieve dei Santi Apostoli. Cos'è una pieve? La pieve è una chiesa che fino all'alto medioevo, cioè dal 400 al 1000 circa, aveva sotto di sé altre chiese, perché era l'unica chiesa che aveva il fonte battesimale, che poteva amministrare il battesimo. Le altre chiese non ce l'avevano. Dopo il 1000 la situazione cambierà, tutte le chiese diventeranno parrocchie e avranno il fonte battesimale. Ma andiamo a vedere cosa ha di così bello e così interessante la Chiesa dei Santi Apostoli per quanto riguarda l'aspetto che trattiamo noi, che è quello degli animali nella Bibbia. Ecco, vedete che l'interno della chiesa non ha conservato nulla di romanico, è stata chiaramente ristrutturata, però tra le tante cose interessanti che ci sono in questa chiesa, a noi interessa questo quadro qua. Questo quadro qua di Felice Brusasorzi è del 1570, una sua opera giovanile, è un quadro a cui manca una parte in alto, in origine questo quadro aveva una lunetta con due angeli, che purtroppo è andata persa. Ma è molto interessante perché ci fa vedere innanzitutto l'arrivo dei magi da Maria e da Gesù che offrono i loro doni. Dietro Maria, un po' nascosto, si vede Giuseppe, questo magio che offre questo dono che non è neanche chiaro che cosa sia esattamente. Maria lo accoglie e diventa il punto centrale della raffigurazione. Dono che si perde poi in questi archi di stile romanico che vengono rimandati, archi decadenti, quasi a dire che la società intorno decade, ma è Gesù, è il bambino incarnato che può salvarla. E sullo sfondo, dalla parte destra, noi vediamo i cammelli dei magi, questi animali che servivano per muoversi nel deserto, non così veloci come i cavalli ma molto resistenti, sono qui in questo quadro, come capita spesso quando noi vediamo i magi, a ricordarci la mansuetudine, l'importanza della docilità, della mansuetudine alla parola di Dio, perché è quella che ci permette di arrivare a Gesù. Infatti alla fine tutto il dipinto ci porta a quella che è la vera domanda importante, che non è tanto il fatto del dono, ma la domanda che i magi ponevano ad Erode, dov'è il re dei giudei? Dov'è che è nato il re dei giudei? Quindi per arrivare a trovarlo, per arrivare a conoscere Gesù, ecco che la mansuetudine e la docilità rappresentati dai cammelli diventano fondamentali. Fondamentali anche perché proprio come caratteristica di un uomo, di una persona mansueta, di una persona docile, è il rimanere sullo sfondo, non sono in primo piano, immediatamente fai anche fatica a vederli, se non ti dicono che ci sono magari non te ne accorgi, però ci sono e sono loro che hanno portato i magi all'incontro con Gesù. Siamo all'interno del decumano massimo della città di Verona, abbiamo passato le porte romane della città ed è il prolungamento ideale della via Postumia. E qui a fianco c'è San Giovanni in Foro, una chiesa paleocristiana, le cui prime attestazioni sono dell'VIII secolo d.C. circa. E che San Giovanni è ricordato in questa chiesa? Non il Battista, ma San Giovanni Evangelista. Infatti sulla lunetta d'entrata alla chiesa è rappresentato un San Giovanni evangelista anziano che scrive sull'isola di Patmos l'Apocalisse. E siamo qui per scoprire uno degli animali che ci interessa, che è il cammello, che si trova rappresentato all'interno di questa chiesa. Qui all'interno della chiesa di San Giovanni in Foro, una chiesa bellissima sotto tanti punti di vista, noi ci fermiamo su questa cappella laterale dedicata alla Vergine Maria, dove ci sono due affreschi dedicati alle donne della Bibbia, uno è dedicato a Ruth
e la vede nel momento di spigolare nel campo di colui che poi diventerà suo marito Boaz, e l'altro, che è quello che ci interessa nello specifico, vede rappresentato l'episodio narrato in Genesi di Eleazaro che incontra Rebecca. Eleazaro, il servo di Abramo, viene mandato da Abramo a cercare una moglie per il figlio Isacco. Nel fare questo lui arriva a un pozzo e lì incontra Rebecca. Rebecca si rivela la donna designata perché offrirà acqua ad Eleazaro, ma non solo a lui, bensì anche ai suoi cammelli. Cammelli che vediamo un po' rovinati purtroppo in questo affresco, ma li vediamo sullo sfondo e li vediamo inginocchiati, accovacciati, a riposo. Cammelli che abbiamo già visto avere il significato della mansuetudine, della docilità, l'animale mezzo di trasporto per lunghi spostamenti, però in questo caso forse hanno anche un valore simbolico in più. Assomigliano un po' al cristiano che sta in preghiera, infatti non a caso sono in ginocchio, e questa immagine dei cammelli in ginocchio più volte è stata ripresa per ricordare il cristiano in preghiera. E Rebecca, che offre l'acqua non solo ad Eleazaro ma anche ai cammelli, ricorda la donna che si prende cura non solo dell'uomo ma anche della natura. E se uniamo questo al pensiero sulla natura fatto da Papa Francesco recentemente con la Laudato Si, il quadro è completo. Quindi la pace vera dell'uomo si ha attraverso la cura sia dell'uomo ma anche dell'ambiente in cui vive, quindi della natura. Siamo arrivati all'ultima tappa per quanto riguarda il cammello, e per scoprire cosa ci riserva proprio l'ultima immagine artistica del cammello nelle nostre chiese, siamo arrivati a Santa Eufemia, questa splendida chiesa il cui nucleo originario è del 1275, quando un gruppo di monaci agostiniani chiese di costruire qui una piccola chiesetta con annesso chiostro. A lato dell'abside di Santa Eufemia, sul lato destro, si trova la cappella Spolverini o dal Verme. C'è una cappella fatta costruire dalla famiglia Spolverini intorno al 1390 e dedicata inizialmente all'Arcangelo Raffaele. Al suo interno si trovano una serie di affreschi su vari temi. Quello che noi interessa è quelli che raccontano le storie del viaggio di Tobia, che accompagnato dall'Arcangelo Raffaele, che lo salva in diverse occasioni, arriva alla termine del proprio viaggio e conosce la moglie, quella che poi diventerà sua moglie, Sara. Sullo sfondo di questo affresco si vedono i cammelli. È evidente che qui i cammelli, come abbiamo già visto in altre occasioni, rappresentano il mezzo di trasporto per eccellenza in quelle terre, ma allo stesso tempo hanno quel valore simbolico di mitezza e docilità che permette di giungere alla fine del viaggio. Si arriva alla meta, e questo è il loro valore simbolico, solo se si è miti e si è docili. E anche in questo ultimo affresco, all'interno di questa chiesa che completa il nostro percorso sul cammello, ritroviamo questa simbologia. Welcome to Jerusalem Biblical Zoo. Benvenuti allo Zoo Biblico di Gerusalemme, il luogo più innovativo della città che si occupa della conservazione della natura e prova a raccogliere tutti gli animali citati nella Bibbia e che normalmente vivevano nella terra di Israele. Alcuni di essi sono estinti in natura, mentre con altri stiamo facendo un duro lavoro per cercare di preservarli. Benvenuti. Thank you.
Io sono Shai Doron e sono il direttore dello Zoo Biblico di Gerusalemme e vi guiderò attraverso un viaggio nella natura di Israele. Mi dispiace deludere quelli di voi che speravano di vedere tra i nostri animali il cammello, ma non abbiamo cammelli allo zoo, ma cercate di capire. In Israele almeno il cammello non è un problema. Se vuoi vedere il cammello basta che tu vada a poche ore da Gerusalemme, verso sud, verso il Negev, e vedrai tantissimi cammelli. Per gli europei capisco che il cammello è da vedere, ma in Israele almeno con il cammello non abbiamo problemi. La regina di Saba, sentita la fama di Salomone, venne a Gerusalemme per metterlo alla prova con enigmi. Arrivò con un corteo molto numeroso, con cammelli, carichi di aromi, d'oro in quantità e di pietre preziose. Si presentò a Salomone e gli parlò di tutto quello che aveva nel suo cuore.